La giornata. Cosa c'è da sapere? Oggi a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario voluto dalla Francia sul blocco del petrolio e il rischio flop, mentre passa il tetto dei prezzi sull'energia, inciderà sugli extra profitti delle aziende. È lunedì 30 maggio, 96esimo giorno di guerra. Io sono Laura Pertici, questa è la giornata di Repubblica. Volodymyr Zelensky si aspetta buone notizie sull'arrivo di armi da parte degli alleati. Oggi a Bruxelles si tiene il Consiglio europeo straordinario e nelle bozze circolate si parla anche di questo, di aumentare il sostegno militare in Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace. Non c'è contraddizione, secondo i capi di Stato e di Governo dell'Unione. Non essendoci al momento possibilità di una tregua, Kiev va sostenuta nella sua necessità di difesa. Questa ritengono sia la via per la pace. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in Parlamento fra 3 settimane, il 21 giugno, 2 giorni prima del prossimo Consiglio europeo. Al Senato si discuterà di armi inviate dall'Italia e lì verrà presentata la risoluzione di cui parla da un bel po' il Movimento 5 Stelle, che spera nell'assist della Lega per un voto contro l'escalation militare. Ma oggi sul tavolo dell'Unione c'è in primo piano la questione energetica. Un tetto per il prezzo del gas, reclamato da tempo da Draghi, potrebbe essere fissato in caso di emergenza. Price cap anche per il petrolio. Se ne risentiranno le grandi aziende, visto che la misura intaccherà gli extra profitti. Impossibile invece un accordo sul blocco del petrolio di Mosca, anche se solo dal mare, perché l'Unione è divisa. La via che avrebbe garantito all'Ungheria di essere sganciata dall'embargo. Vi ricordate, no? Budapest dipende pesantemente dalla Russia, al 65% sul petrolio. Avrebbe rifornito con l'oleodotto dell'amicizia che passa per l'Europa orientale anche la Germania e la Polonia. Le avrebbe immunizzate dagli effetti dello stop. Inaccettabile per gli altri partner, soprattutto il vantaggio di Berlino. L'impegno contro la crisi alimentare sarà allora l'altro obiettivo di oggi, per evitare il grande flop. Che cosa farà l'Europa? Sminamento del Mar Nero con le navi italiane e copertura dell'ONU, come è stato a Mariupol? Grano via treno passando per la Bielorussia? Pare improbabile. Via Danubio? Vedremo. Putin, nella telefonata di sabato con il cancelliere tedesco Scholz e il presidente francese Macron, un'apertura timida l'ha mostrata. E allora ecco che un po' più a sud, in Turchia, oggi il presidente Erdogan farà partire altre 2 chiamate, una ancora a Putin e l'altra a Zelensky, per cercare ancora uno spiraglio di pace, il suo. Ieri intanto ha detto che finché ci sarà lui al potere, Finlandia e Svezia non entreranno nella NATO. Pensavo, forse ingenuamente, che costruire la pace, mettendosi in gioco, mettendosi anche a rischio, valesse la pena. Non pretendo applausi, però neanche insulti. Il senatore leghista Matteo Salvini non va a Mosca per il momento. Nel weekend più o meno chiunque si è rivoltato contro questa ipotesi, dentro e fuori la maggioranza. Nell'aula del Senato oggi è invece il giorno del DDL concorrenza, con la norma sui balneari, ma lì l'accordo è stato trovato. Poi il Parlamento chiude, perché tra 2 settimane, il 12 giugno, si va a votare per le amministrative, con 1 migliaio di comuni in lizza. Sarà Election Day, ci sono anche 5 referendum sulla giustizia su cui i cittadini sono chiamati ad esprimersi. La Corte Costituzionale, a febbraio, dando il via libera a questi referendum, non ha ammesso altri 3 quesiti. Il presidente della Consulta, Giuliano Amato, allora spiegava come fosse sbagliato il modo in cui era scritto quello sulla cannabis. Si rischiava di allargare le maglie per far entrare eroina e cocaina, in sostanza. Come anche la formulazione di quello sull'eutanasia non fosse appropriata. È omicidio del consenziente, diceva, potrebbe essere inopportunamente applicato a casi distanti dall'eutanasia, a chi vuole uccidersi e basta. Bocciato allora anche quello sulla responsabilità civile dei giudici. Ora invece dobbiamo decidere noi se cancellare la legge Severino del 2012 sull'incandidabilità e la decadenza dei condannati, se impedire la custodia cautelare quando c'è il pericolo che venga compiuto lo stesso delitto, se eliminare il passaggio di funzioni da giudice a pubblico ministero. E cosa fare su 2 quesiti che riguardano gli avvocati? Uno sul diritto di voto nei consigli giudiziari e in Cassazione,
l'altro sullo stop della necessità di firme, da 25 a 50 nello specifico, per chi vuole candidarsi al CSM. Adesso i radicali che hanno promosso il referendum con la Lega, mesi fa molto più interessata di oggi ai problemi di giustizia, soprattutto a causa dei processi di Salvini sulle navi delle ONG, dicono che i referendum saranno un fallimento perché i cittadini non sono informati. Colpa dei media, quindi. Ma forse i cittadini dovrebbero avere un interesse e una conoscenza specifica di materie che invece sono molto ma molto distanti dal loro quotidiano e su cui forse sperano che chi hanno chiamato a rappresentarli in Parlamento lavori, approfondisca, si impegni perché qualcosa cambi in meglio. Forse tutto questo potrebbe accadere anche per eutanasia e cannabis, i quesiti bocciati che magari agli italiani interessano di più. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.